intanto prima dovremo arrivare a fine stagione e vedere un po' come sarà anche la condizione. Sicuramente passerò un po' per la Vuelta, quindi vedremo lì come andrà e poi anche il commissario tecnico deciderà un po' la nazionale che per il mondiale. Il percorso siamo andati a vederlo un attimo ieri, abbiamo visto, ci siamo fatti un'idea, e poi vedremo più in là. Lo conoscevo e già in parte anche i ragazzi conoscevano le strade, la sensazione è quella un po' comune a tutti quelli che l'hanno visto e che l'hanno disegnato, è un percorso esigente, impegnativo. Richiede tanta attenzione, l'unico tratto che permette un po' di rilassarsi è il Viale dei Mille, dalla fine di della discesa di Via Bolognese fino sotto l'arrivo, poi per il resto è un percorso da stare accesi. Well, it's a hard course. I heard already the stories about it, it's going to be tough World Championships, and we did a part of the we did a team time trial, I reckon, and that's flat and straight, but it's good to have seen it with the Rabobank team, and we want to go for the medals there and even for the championship. But the road race is really hard here in Firenze. It's a hard course, but I think it's a good one for the good strong climbers. What do you like most of Tuscany? I think obviously the food, but not so much in the season. But also, I used to live here for 3 years, so it's like a second home, to be honest. Sì, beh, Firenze è una città conosciuta a livello mondiale. So che i nostri avversari, le squadre straniere, amano venire a correre nel nostro paese e particolarmente in Toscana. Quindi gli diamo il benvenuto, ma troveranno pane per i loro denti. Toscana non si deve dire assolutamente nulla, penso che tutti gli stranieri conoscano questa regione per le sue bellezze, per i paesaggi, dunque non si può assolutamente negare la bellezza di questa Toscana. Poi di un mondiale in casa per noi italiani sicuramente è un onore. I love Italy. I love being here. I was for 6 years in an Italian team with Andrea Tafi, so I like it very much here. Allora sì, venite per vedere Mondiali in Firenze, che sarà buon spettacolo sicuramente.